quando si è fatta questa operazione è avanzato un quesito, quello del 17 aprile, e si dice a tutti quel quesito non serve a niente, è una barzelletta, anzi è dannoso perché spreca energia, vero Matteo? Spreca energia e fa licenziare le persone. Matteo, sono due bugie queste. Non spreca nessuna energia, perché se quel referendum dovesse raggiungere il quorum, è difficile che questo avvenga, perché alle europee, dove noi abbiamo preso il 40%, sono andate a votare il 48% delle persone, quindi figuratevi che impresa è stata e figuratevi che impresa, diciamo così, utile per la prosecuzione della carriera politica di chi ci si è infilato è una battaglia come questa. Va bene, però diciamo che se il referendum vince, e io me lo auguro, perché voterò sì, andrò a votare, dirò a tutti i militanti del Partito Democratico, per favore lasciate perdere l'indirizzo del partito, che è anche dannoso per il partito stesso, porta male per una serie di ragioni, anche per il futuro, ritornerebbe in vigore l'articolo 9,8 della legge 9 del 91, che vi leggo perché così la finiamo con queste bugie. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsa la proroga decennale, in realtà prima c'è un periodo di 30 anni, poi ce n'è uno dei 10, al concessionario dopo i 10 possono essere concesse una o più proroghe di 5 anni ciascuna se ha eseguito tutti i programmi di coltivazione e ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e delle proroghe. Se noi togliamo questi termini, questa è l'unica autorizzazione dell'ordinamento giuridico italiano senza termine, non ci sono altri esempi. Contraddiciamo la direttiva offshore europea, quindi siamo in infrazione europea. Era così complicato, Matteo, parlarne? Evitare il referendum parlandone? O c'era qualche cosa in quel ministero, al MISE, perché noi siamo andati al MISE, io e Marcello, o c'era lì dentro qualche cosa che impediva questa discussione?